Napoleone, che in questo palazzo insediò il Ministero dell'Interno all'inizio dell'Ottocento, aveva una stanza privata. Il suo letto e gli arredi sono ancora perfettamente conservati. E poi c'è la stanza del Presidente della Repubblica, preparata per lui ogni volta che viene a Milano, vicino allo studio di rappresentanza per gli incontri bilaterali. 4 secoli di storia a Palazzo Diotti, sede della prefettura. In fila all'ingresso tanti milanesi. A fianco all'edificio in Corso Monforte passano ogni giorno, ma solo per un fine settimana sono potuti entrare grazie al Fondo per l'Ambiente Italiano. Dal cortile d'onore al giardino all'inglese, quello più segreto che si intravede dal portone d'ingresso. Quindi la salita nelle stanze. C'è anche quella in cui Mussolini trascorse le ultime ore a Milano. La fotografia scattata all'uscita dalla prefettura il 25 aprile del 1945 è l'ultima che lo ritrae in vita. Al piano nobile il salone delle colonne con i sontuosi lampadari e il doppio affaccio sull'esterno. Da un lato il cortile d'onore, dall'altro Corso Monforte.